Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Oggi, come potete vedere alle mie spalle, non so se lo leggete, ma siamo a Varano per la prima gara della Race Attack. E ieri, vabbè, sono qua da venerdì sera. Ieri ho fatto un turno solo di prove, dove è andato malissimo. Non ve lo faccio neanche vedere perché ho fatto 7-8 giri, poi la moto si è spenta, non partiva più, un disastro, anche con le sospensioni non ero messo benissimo. Oggi diciamo che forse con l'aiuto di un paio di persone qui e anche con una telefonata a Giovanni forse siamo riusciti a risolvere. Adesso alle 9 del mattino, perché sono le 8 meno un quarto adesso, ci sarà la qualifica 1. Allora, c'è un problemino con le telecamere. Le telecamere praticamente non si possono montare, ovvero non si possono montare perché tutta la parte di riprese e tutto quanto è in mano, scusate, c'ho la luce dietro, ok, tutta la parte di riprese e tutto quanto è in mano a Race Booking. Io ho già parlato con Race Booking, mi monteranno le telecamere per gara 1 e gara 2, ma non in qualifica, quindi la qualifica non potrò farvela vedere perché non posso montare la telecamera. Però a fine qualifica, vabbè, vi aggiorno. Adesso entriamo per fare la qualifica 1 e vi aggiorno poi sul come è andata la qualifica 1 e la qualifica 2. Dai ragazzi, ci proviamo, che sono ansia a nastro. Però ieri è andata abbastanza male, ma diciamo in linea con quello che mi aspettavo, perché è la seconda volta che metto le ruote a Varano, quindi non mi aspettavo certo di girare in 9. E ci proviamo, dai, ci proviamo in questa qualifica 1. E poi ragazzi, lo sapete, ve l'ho detto dal primo giorno, io sono qua per divertirmi, non per il risultato, non mi interessa il risultato. Boh, mettiamo la tuta e partiamo, che tra poco è ora. It's all about humanity. Oh ragazzi, qualifica 1 è andata male, e ho fatto anche un dritto, ho rischiato di cadere, dai, non è male, partiamo molto molto bene. Adesso c'è qualifica 2, qualifica 2 faremo pagare come in qualifica 1, non è un problema. Partiamo ultimi e via. Non so, a parte che non so, ho fatto un tempo imbarazzante. Però vediamo. Vediamo qualifica 2 come va e se parto ultimo meglio. Sono il primo degli ultimi, dai. Vediamola così. Ragazzi, qualifica 2 finita, migliorato un secondo rispetto alla Q1 e parto ultimo per la prima gara, va bene, dai, ci proviamo alla seconda. Però io sono già contento così perché ho stampato un 19 e neanche 3 settimane fa ero arrivato qua girando in 22/23, quindi sono già contento di un 19 basso. Ci proviamo in gara 1, dai, gara 1 ragazzi. 13:55 si entra in pista. Vamos. Siamo, prima partenza della mia vita, tra poco si accenderanno i semafori e via. Un po' di ansia c'è. La partenza non è male, la partenza non è venuta male. Diciamo che pensavo molto peggio senza launch control, invece me la sono cavata abbastanza bene. Su questo sono contento. Ho guadagnato anche un paio di posizioni.
adesso devo cercare di stare comunque nel gruppo, nel gruppo degli ultimi per non perdere il treno, perché comunque hanno un passo un po' superiore al mio, quindi devo riuscire a tenermi dietro, più dietro, e a recuperare qualcosina su quelli davanti, intanto che c'è un po' di casino e si fanno un po' da tappo. La staccata non è male, mi sono accorto che la staccata non è male, manca un po' tutto il resto. Come vedete, staccata recupero egregiamente, il problema è che poi mi addormento sempre, è un problema che devo risolvere, dell'apertura del gas, che io vado sempre ad aprire il gas in maniera graduale anche quando vedo l'uscita della curva, invece in teoria quando vedi l'uscita della curva dovresti dare full gas, e invece io apro sempre con molta calma il gas. E infatti mi danno via anche sul rettilineo, perché comunque escono più forti. Però vabbè, sono nel gruppo e col passo che avevo in qualifica non pensavo, invece vedo che riesco a stare comunque insieme agli altri, bene o male. L'apertura del gas rimane sempre un problema, sempre un problema. Tutto quello che riesco a recuperare dalle staccate lo perdo poi in apertura di gas, come potete vedere. È una cosa che devo assolutamente correggere, perché mi fa perdere un sacco di tempo. Ho notato anche, tra l'altro, che ho dei problemi con il rapporto della moto, perché arrivo sempre o troppo corto o troppo lungo, e quindi dovrei mettere una marcia, ma se la metto è inutile, e se non la metto però mi mancano quei 10-15 metri in più, 20 metri, dove arrivo al limitatore e devo frenare, potrei frenare dopo, ma in realtà devo mollare prima. Quindi adesso alzerò, per la prossima gara alzerò i rapporti, in modo da avere un po' più di prontezza della moto. Questo è stato il best lap, e adesso ve lo faccio vedere cronometrato, perché sono contento di aver fatto questo tempo. Ho piazzato il mio best lap in gara 1 al terzo giro. I primi comunque fanno un altro sport, si vede. Comunque ho notato che, a parte il giro secco, dove praticamente tutti mi hanno dato via facendo un tempo abbastanza basso, io in qualifica mi sono qualificato con un 19 basso, qua ho pensato un 18 alto, che è stato il miglior tempo che ho mai fatto a Varano, per quelle tre volte che ci ho messo, due volte che ci ho messo le ruote in pista. Ero partito da un 22 e sono arrivato a un 18, quindi sono soddisfatto già per questo. Ho notato dai tempi di gara che tutti, bene o male, mantenevano, tutti, oddio, quelli, diciamo, nel mio gruppo finale, che avevano messo giù un bel tempo in qualifica, poi alla fine in gara hanno tenuto il mio stesso passo. Solo che io il passo che ho tenuto è stato lo stesso del tempo in qualifica, quindi dovrei fare uno step in più per fare quell'attacco in qualifica, per posizionarmi magari un po' meglio. Qui ho fatto una cazzata, perché praticamente avevo visto al giro precedente che la moto che adesso mi ha superato mi era arrivata a fianco nella stessa curva, sono riuscito a chiudergliela, ero convinto che al giro dopo ci avrebbe riprovato. Il problema è che non sono riuscito a chiudere subito e mi ha passato all'esterno. Io ero interno la curva dopo, ci ho provato sul cordolo, ma mi è scivolata la ruota davanti e ho perso un sacco di tempo.
non riesco a capire perché tutte le volte che vado sui cordoli mi scivola la ruota davanti. È una cosa che non riesco a capire, anche se non sono a piega piena, ma proprio come tocco il cordolo le ruote scivolano e non riesco a capire perché. Comunque, 17esima posizione, partivo 19esimo, diciamo che per essere la prima gara mi sento già soddisfatto di non essere ultimo e perso. Qui probabilmente Antonini ha dei problemi e mi guadagno la mia 16esima posizione. Alla fine le gare si vincono anche per le disgrazie degli altri. Se qualcuno cade o si rompe la moto, purtroppo sono cose che succedono in gara. Vince chi arriva sotto la bandiera a scacchi. È così. Qui la gara sta diventando un pochino noiosa, perché comunque quello che ho davanti mi ha staccato un pochino e non penso che riuscirò ad andarlo a riprendere, perché il passo bene o male è lo stesso e quindi non riuscirò ad andarlo a riprendere. Ottavo e ultimo giro, sento il motore del primo che mi raglia nelle orecchie e infatti mi passa sul traguardo e niente, chiusa in 16esima posizione. È finita così la prima gara della mia vita in moto. Qui a Varano non pensavo neanche di arrivare a fine gara e invece addirittura ho strappato un 16esimo posto in gara 1. Nonostante partissi ultimo, con un po' di difficoltà e un weekend non partito benissimo, con un po' di problemi alla moto, qualche rischio caduta, un lungo, che per quello che ne è uscito io sono estremamente contento, anche perché ho strappato il mio best lap a Varano alla seconda volta che vengo qui e ho abbassato di 4 secondi il mio tempo iniziale della prima volta che sono entrato qui a Varano. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo con gara 2. Ciao ragazzi. I want the best.